pesca di Leoforte IGP, un prodotto che oltrepassa i confini nazionali, abbiamo sentito. Oggi però è in visita a Roma, alla prestigiosa sede dell'ICIG. Allora, raccontiamo come e quando nasce questo consorzio di tutela. Il consorzio di tutela nasce nel 1996, viene riconosciuto il prodotto come IGP nel 2010. Dal 2010 abbiamo fatto una notevole attività promozionale e ad oggi possiamo dire che ci possiamo ritenere soddisfatti del lavoro fatto, anche se logicamente contiamo di migliorare sempre di più. Questo sempre. Allora, quando parliamo di territorio di provenienza della pesca di Leoforte IGP, non parliamo naturalmente solo di un comune, ecco, raccontiamo questo territorio e questa zona. Bene, l'areale di produzione della pesca di Leoforte non è soltanto il territorio di Leoforte, ma c'è il territorio di Assoro, il territorio di Enna, il territorio di Calascibetta e il territorio di Agira. E il prodotto pesca di Leoforte è un prodotto pregiato, è un prodotto che grazie alle condizioni climatiche del territorio e alla varietà che sono state man mano selezionate dai coltivatori, matura in periodo tardivo e quindi riesce ad essere immesso sul mercato in un momento in cui non c'è molto altro prodotto e quindi assieme alla tardività e alla pratica dell'insacchettamento, che è quella che dà il valore aggiunto a tutto, perché noi in pratica con l'insacchettamento evitiamo di fare trattamenti antiparassitari, noi diamo un prodotto al consumatore finale che è un prodotto direi quasi meglio del biologico. Allora, questo intanto è il sacchetto. Questo è un sacchetto di carta pergamena argento. Noi li facciamo fare dalle cartiere. La carta riesce a respingere, è resistente all'acqua. E se l'acqua non si inserisce all'interno del sacchetto, perché secondo come è insacchettata, come è chiusa, può essere che l'acqua entra, l'acqua non riesce a produrre danno alla pesca, però è chiaro che l'acqua è sempre nemica della frutta, sempre, perché così come il sole è amico della frutta. Allora, ultima cosa, è vero, come è stato detto in conferenza, che riusciamo a mangiarla fino a Natale? E allora, noi abbiamo tante cultivar di pesche. Perché noi addirittura cominciamo ad agosto, però non è un prodotto IGP. Noi cominciamo a settembre e continuiamo fino ai primi di novembre, con qualche pianta sporadica, così che a livello familiare qualcuno ha fino a Natale. Qual è il motivo per cui noi riusciamo ad avere questo lasso di tempo notevole per la coltivazione? Per un motivo semplice. Le varietà non è un'unica varietà, sono tante cultivar che maturano in periodi diversi, per cui noi in questo momento abbiamo la varietà che matura ora, fra 15 giorni ce n'è un'altra, fra un mese ce n'è un'altra e poi un'altra ancora. E quindi riusciamo ad immettere sul mercato un prodotto sempre fresco. E quindi possiamo gustarla, e questo ci è confermato, seppure in una variante di cultivar adatta a quel periodo, anche sulle tavole natalizie. Questo è sicuramente un bel messaggio. Grazie. Grazie, grazie.